Matteo, sicuramente in questo momento l'Autorichi questo primato lo merita, fa bene a pensare innanzitutto a uno dei primi due posti, però in questo momento va detto, facciamo gli scongiuri, è in pole position anche proprio per la prima posizione. Direi che la sfida di sabato in casa con Moncalieri È potrebbe decisivo. essere davvero decisiva, Sì, soprattutto se la dovesse vincere l'Autorichi, dovesse certo. andare male, si riaprirebbero un po' i Di giochi. questo turno, più che la vittoria di Lavagna, c'è stata l'ennesima sconfitta Di Savona. di Savona. Fa vedere come quando si gioca a un livello così come il nostro medio, l'assenza o la Due presenza di alcuni giocatrici. giocatori sono fondamentali. E Savona sembrava un carro armato che dovesse spazzare il campionato e invece ha perso tre partite di fila e ha rimesso tutto in discussione. Io credo che Lavagna, anche non dovesse vincere con Moncalieri, Uno dei primi due dovrebbe posti. riuscire ad arrivare nei primi due posti. Il lavoro che è stato sicuramente un grandissimo lavoro perché non ha mai perso uno sconto che doveva vincere, ha perso soltanto uno sconto diretto con la prima partita con La seconda Savona, giornata, la prima esatto, trasferta a a Savona, ma era una Savona, squadra appena, che aveva appena iniziato a lavorare con il nuovo certo. allenatore, fosse arrivata Quindi dopo quella partita probabilmente. sicuramente il primato è meritato, è lo stesso discorso che facevamo di Spezia, è una squadra costruita per vincere, non può aver paura o non partire con la mentalità di vincere in casa con la terza in classifica, ecco. Certo. E poi è una squadra questa, veramente l'Autorighi, che continua a subire pochissimi punti. Io penso che per metà delle partite questa squadra abbia subito meno di 40 punti. Ora, è vero che nel femminile si segna di meno, però se subisci meno di 40 punti è difficile poi non vincerla una partita, ecco. La società ha lavorato molto bene scegliendo gli allenatori giusti. L'altra volta che ci eravamo visti, anche tu avevi confermato che Vittorio Esatto. aveva fatto i complimenti al suo predecessore per aver trovato una squadra, già con delle regole Basi difensive difensive, buone. sì, aveva proprio testualmente detto: la prima volta che prendo in mano una squadra nuova, che io non ho mai allenato prima, e sulla difesa, che è il suo Esatto. pallino, non devo lavorare più di E tanto. quindi se noi diamo a un allenatore molto bravo in difesa, una squadra già pronta in difesa, il Predisposta, risultato è si questo, vede. ecco. E poi comunque ci sono i margini di miglioramento soprattutto in attacco, però ultimamente anche questa squadra sta cominciando a segnare abbastanza anche in attacco, anche in trasferta, comunque si assesta mediamente sui 60 punti a partita, che sempre nel femminile ricordiamo non sono poi una media da disprezzare assolutamente, però è importante avere anche dei margini sempre di lavoro, no? Cioè si dire ci sono dei margini di miglioramento, altrimenti poi un allenatore va in palestra il Certo, lunedì e non sa dove mettere ma anche le mani. qui Savona nel basket, nella pochezza del basket femminile a livello nazionale è comunque una società, cioè non è una squadra, è una società che ha le giovanili, che ha qualcosa da pescare dietro, che ha un lavoro, ha un progetto e questo basket, se continuano le regole ad essere queste, sicuramente premierà le società. Mentre metterà in grande difficoltà le squadre, quelle, non so, io penso al Ponte Carega che viene il presidente che costruisce una squadra e non ha dietro niente e quindi ovviamente basta poi tre risultati, quattro risultati, nel caso di Ponte Carega, 2 anni che non raccogli quello che pensi di aver seminato e metti tutto il progetto in discussione. Mentre Lavagna è una realtà a livello femminile, a livello regionale e anche a livello nazionale. Certo. Ancora basket nazionale, C nazionale maschile, girone A, siamo alla 18ª giornata, terza di ritorno, prima sconfitta del nuovo anno solare per il Centro Basket Sesto Levante, che veniva da 3 vittorie consecutive, ha perso a Rho per 70-64, è ancora a bagarre per evitare i play-out, i play-off si allontanano, ora vedremo la classifica per darvene meglio un'idea. Rho ha battuto Sestri per 70-64 al termine di una gara sostanzialmente equilibrata, decisa nel finale a favore dei milanesi che hanno sfruttato il fattore campo. Non conosce soste la marcia di Tortona, che espugna 78-58 il campo del Crocetta Don Bosco Torino, ma è un risultato che ci stava. Novara espugna 90-84 il campo di Biella. Sarzana questa volta in casa non ce la fa con il forte Mortara, i pavesi si impongono 85-72. Savigliano batte a fatica Loano in casa per 66-64.
Cantù è spugna a Follo, è un momento difficile anche per gli spezzini. Cantù ha vinto 93-73 sul campo di Follo. E Trecate non ce la fa in casa con Domodossola, vince la formazione di Domodossola in questo derby novarese. Domodossola, la prossima avversaria di Sestri, peraltro a Domodossola, è finita 73-61 per i piemontesi. E infine Alessandria, spugna a Pavia, questo è un risultato a sorpresa. Alessandria è una buona squadra sulla carta, ma quest'anno sta avendo tante difficoltà. Ha espugnato 78-68 il campo di Pavia ed è un risultato anche questo, peraltro, che non aiuta tanto il Sestri. In classifica vediamo Tortona al comando con 34 punti, ha fatto ormai da tempo il vuoto. A 26 troviamo Novara, Pavia, Cantù e a 24 Mortara. Queste squadre si giocheranno presumibilmente secondo, terzo e quarto posto. Sarzana leggermente staccata a 22, comunque può ancora dire la sua e senz'altro è una squadra da playoff. Ancora in zona playoff Savigliano 20 e Domodossola a 18. Poi troviamo a 14 punti 5 squadre: Follo, Sestri Levante, Alessandria, Biella e Rho. Staccate in zona proprio play-out Loano con 8 punti, in zona proprio retrocessione, oltre a Loano 8 punti, anche a 8 troviamo Don Bosco Crocetta Torino e a 6 Trecate. Ricordiamo, le prime 8 vanno ai play-off. Sestri è nel gruppone di squadre che sono a 4 punti dalla zona play-off, una distanza non incolmabile, ma ci sarà da fare, anche perché la prossima gara a Domodossola da questo punto di vista per i Sestri potrebbe essere determinante. Ma allo stesso tempo queste 5 squadre sono a pari merito al quart'ultimo posto. Una di queste, finisse ora il campionato, giocherebbe il play-out contro la terz'ultima, mentre le ultime due retrocedono. Quindi ancora è tutto aperto. Vediamo il prossimo turno, la 19ª giornata, quarta di ritorno. Tortona domenica alle 18 ospita Follo. Sabato alle 21 si gioca Biella Pavia, alla stessa ora Cantù Savigliano. Sestri domenica alle 18 va a Domodossola. Mortara contro Trecate sabato alle 21, Loano Crocetta Torino sempre sabato ma alle 20:45, sfida salvezza molto delicata. Novara Sarzana si gioca domenica alle 18, in contemporanea sempre domenica alle 18 Alessandria ospita Rho, anche questo uno scontro diretto. Matteo, Sestri, certo, dopo 3 vittorie di fila ha perso a Rho, ci può anche stare, certo, con un risultato diverso avrebbe dato anche un senso diverso alla prossima trasferta a Domodossola. A questo punto un colpaccio a Domodossola vorrebbe dire anche poter ancora sperare nei playoff. Perdere vorrebbe dire, insomma, bisogna pensare di cercare di evitare questo quart'ultimo posto che purtroppo bisogna fare in modo di evitare per non dover disputare i play-out. Secondo me è presto, è la quarta di ritorno, hanno ancora tantissime partite, la classifica a parte Rho è abbastanza corta, quindi se fa di nuovo un filotto di 3 vittorie consecutive come ha fatto adesso, ma per tutti lo stesso discorso. Sì, ma quando la classifica è così corta è ovvio che gli scontri diretti sono sempre all'ordine del giorno. Peccato andare a perdere questa giornata, perché avresti infilato la quarta vittoria e il morale sarebbe stato diverso. Però il campionato è lungo, io credo che Sesti sia attrezzata per riuscire a fare i playoff, ha cambiato allenatore, quindi comincia forse adesso a vedere i risultati di quello che ha seminato. Ha perso secondo me il giocatore più importante dell'anno scorso, che era Ferrari. Ci vuole un po' di pazienza e un po' di fortuna, certo. Perché anche Sesti non è che sia stata proprio baciata nel girone d'andata, ha perso delle partite per un'inezia, poi la vittoria con Savigliano all'ultimo secondo in sorpasso ha magari anche fatto pensare che magari anche la ruota della fortuna possa girare. A Roma magari non si è proprio deciso negli ultimi secondi. Certo, Domodossola è, come tante in questo campionato, una trasferta dura contro una squadra che era partita benissimo, che poi aveva subito addirittura 6 sconfitte di fila, ora si è un po' ripresa. Ogni sabato è un campionato molto equilibrato, è un campionato molto equilibrato. Io credo che anche Rho stessa non avesse fatto una squadra per dominare così il campionato. Quindi, e Tortona, dici? Tortona. Sì. Quindi l'esplosione di questo di quel giocatore, anche qui gli equilibri sono abbastanza livellati. Basta che tu vai in un campo dove lo miglior giocatore è un po' acciaccato e magari porti a casa il colpo. Poi la classifica così vicina, bisognerebbe sapere bene come sono gli scontri diretti. Certo, sì, bisogna ricostruire esatto, tutto. Io direi che alla quarta del girone di ritorno, per fare le somme e dire pensiamo ai play-out oppure puntiamo ai play-off, ancora un pochino presto. Sì, c'è da dire che Sestri con queste squadre, io penso ad Alessandria Follo, le ha affrontate in trasferta e le ha battute all'andata in trasferta. Quindi al ritorno le potrà battere in casa. In caso di successo in casa già metti bene lo scontro diretto, quindi ci sono buone prospettive. La priorità comunque chiaramente deve essere quella di evitare
i play-out. Una di queste va ai play-out. Per forza. Questo è sono poi le piccole tragedie sportive sì. che vivono le società. Speriamo che non sia Seste. Abbiamo già Loano che sicuramente farà il play-out. Certo. E che anche, però se guardiamo anche i risultati di Loano, sono risultati... A Savigliano è andato vicino al colpo. È andato vicino al colpo. Poi magari fa tre giornate che segna 40 punti. Sì, sì, sì. Quindi... è strana la pallacanestro. Quando i campionati sono equilibrati, ecco quello che non mancherà al campionato di C nazionale a rispetto della C regionale saranno le motivazioni. Credo che Sesti siano molto motivati, hanno un allenatore che lavora, tutto è aperto. Ecco. Bene, Matteo, grazie per essere stato anche quest'oggi ospite nei nostri studi, per il tuo contributo. In bocca al lupo chiaramente alla tua Prorecco per il prosieguo della stagione in Serie D. Un ringraziamento ad Alessandro Bellagamba, che si è occupato della parte tecnica in cabina di regia e si è occupato anche delle immagini del fine settimana sui campi di gioco. L'appuntamento con Solo Basket su Levante Sport TV si rinnova la prossima settimana. Grazie per averci seguito.